molto particolare per i turisti sempre più numerosi che scelgono di visitare Napoli. Da questa mattina e fino a venerdì prossimo, spettacoli di musica, canto e danze tipiche del folklore partenopeo le accoglieranno al loro arrivo in aeroporto. Ad organizzarli sono gli artisti dell'associazione Agora Arte con il progetto Dove sta Zazà, che hanno aderito al programma del Giugno Giovani per promuovere l'immagine della città nel mondo. È un modo per fare in modo che Napoli finalmente si apra al mondo, tirando fuori tutte le capacità che ha. Accogliendo i turisti in questo modo significa dare un benvenuto non soltanto musicale, ma un benvenuto vero di quelli che escono dall'anima. Siamo partiti con Dove sta Zazà perché è un motivo che è stato scritto da Cioffi a Napoli negli anni 30, quando gli americani poi sono arrivati a Napoli dopo la guerra. Ci sono ritrovati in questo motivo, quindi diventa quasi universale attraverso queste note salutare coloro che vengono in questa città. Le performance, che si ripeteranno ogni giorno dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30, hanno preso il via alla presenza degli assessori ai giovani e al turismo del comune, Alessandra Clemente e Nino Daniele, e dell'amministratore delegato di GESAC, Armando Brunini. Giugno è il mese dedicato ai giovani nella città di Napoli. Dopo il maggio dei monumenti, il giugno dei giovani, e abbiamo scelto, assessorato ai giovani, assessorato al turismo, di puntare fortemente sulla cultura, l'accoglienza e il turismo, perché è un asset di sviluppo in forte crescita che crea lavoro per i ragazzi. Stanno nascendo cooperative che proprio fanno dei propri percorsi anche artistici una leva di imprenditoria. Abbiamo scelto poi l'aeroporto perché è la porta del cielo della nostra città. Stiamo vivendo un apice di incrementi di flussi internazionali, quasi il più 20%, e quindi per i ragazzi che sono qui, che hanno superato un bando, inizia la possibilità di un percorso verso un'occupazione, quindi attività, sviluppo, oltre che realizzare e consegnare a chi arriva a Napoli l'immagine più bella della nostra città, che siamo noi, sono i ragazzi di Napoli. In mattinata un altro momento di accoglienza turistica giovanile al Molo Beverello con un flash mob e l'offerta di prodotti tipici della tradizione napoletana.